siamo a Forlì. L'azienda è un system integrator, si occupa di digitalizzare processi, progettare e implementare i data center e tutto quello che va dentro al data center, perciò da server a switch, tutto quello che fa funzionare oggi la rete in azienda è una nostra competenza. Ho iniziato la mia carriera lavorativa come consulente, poi sono diventato manager e poi imprenditore. Il cambio da manager a imprenditore è un cambio forte, non tanto per la quantità di lavoro che vai a affrontare, perché anche i manager ovviamente gestiscono grandi complessità, ma la differenza è il carico di responsabilità che hai nei confronti delle persone che comunque fanno parte del tuo team. E più questo team diventa numeroso e più accresce la tua responsabilità. Per quanto uno possa simulare che non gli pesi, la grande differenza tra il manager e l'imprenditore è questo grande senso di responsabilità che hai nei confronti delle persone che lavorano insieme a te. Una volta ti può portare anche a non dormire la notte, anche perché ti chiedi se la gestione che tu stai facendo dell'azienda e delle risorse umane sia quella corretta, cioè sia quella che permette alle persone effettivamente di vivere un'esperienza professionale gradevole e di soddisfazione. Credo che oggi il valore delle aziende arriva dalle persone con cui lavori e non tanto da un processo o da un brevetto o da altri fattori. Subito dopo il Covid un forte aumento della domanda di digitalizzazione dei processi. Come si dice, insomma, ad ogni minaccia, ad ogni crisi poi si aprono sempre delle opportunità. L'importante è essere adattivi e saper cogliere. Io normalmente in azienda arrivo molto tardi la mattina, perché appena mi alzo la prima cosa che faccio è leggere le mail. Le mail magari che non sono riuscito a processare il giorno prima, che sono arrivate o che stanno arrivando durante la mattina. Arrivo nel mio ufficio, fuori dall'ufficio ci sono tutta una serie di persone che ovviamente ti chiedono consigli, ti chiedono confronti, ti chiedono firme, ti chiedono di prendere delle decisioni. Se devo dire come gestire un'azienda, come gestire un gruppo, la prima cosa è il rapporto di fiducia che devi avere con le tue persone. Se manca quel rapporto di fiducia è difficile immaginare un'organizzazione che possa essere così efficace ed efficiente a portarti i risultati. Quello che io posso consigliare è una grandissima passione su quello che si fa. Non fate cose perché pensate di fare soldi con quelle cose. Fate cose perché vi piace fare quelle cose. Molto spesso con i carichi di lavoro che abbiamo e con le responsabilità che ci sentiamo, il rischio è quello di non guardarsi intorno, ma di essere chini sul lavoro e non vedere cosa sta succedendo intorno. E perciò alcune volte invece va alzata la testa, guardato l'orizzonte lontano per capire dove vuoi portare la tua azienda.